Ciao, sono Dart. Io sono un animale. Mi piacciono le corse. Ma mi piacciono anche gli esseri umani. Sapevate che tutto è iniziato prima del Medioevo? Gli uomini delle caverne sapevano il fatto loro. E si sono evoluti nel ragazzo in gamba che vedete qui davanti a voi oggi. Parlando di ragazzi in gamba, vi presento il mio antenato, Homo Darticus. Ci assomigliamo, no? Sì, io sono più bello, ma guardate che muscoli! È davvero forte! Il mondo era la sua palestra, ed era un mondo selvaggio! Faceva sollevamento pesi, karate, lanciava il giavellotto e correva moltissimo. Correva i 100 metri prima ancora che inventassero le Olimpiadi. C'era solo qualche ostacolo in più da saltare. Ma come faceva a essere così forte? Il segreto era il suo cibo. Non sto parlando di hamburger, pizza o cioccolato. Agli uomini delle caverne non piacevano. Mangiavano invece solo le cose migliori. Quei cibi che danno tanta energia e fanno diventare forti. Cibi naturali, che non sono stati lavorati. Cibi nutrienti che fanno bene al corpo. Gli uomini delle caverne assumevano sempre carboidrati, grassi o proteine. I carboidrati servivano per andare a caccia, combattere o scappare. Perché? Perché i carboidrati danno energia velocemente e loro ne avevano proprio bisogno. Da dove prendevano i carboidrati? Mangiando frutta e verdura, ricchi di vitamine e minerali. Ovviamente, spesso faceva molto freddo nelle caverne. E andare a raccogliere cibo d'inverno? Beh, siete mai usciti con solo un gonnellino di pelle? Brrr! Per riscaldarsi, gli uomini delle caverne avevano bisogno di cibi che dessero energia poco a poco, come i grassi. Proprio così, si mangiavano le noci. Per essere in grado di lottare e mettere in tavola la cena, avevano bisogno di muscoli fortissimi. Avevano dunque bisogno delle proteine, che troviamo nella carne, nel pesce e in alcune verdure speciali. Non era però tutto rose e fiori per Homo Darticus. I cavernicoli non sapevano mai quando sarebbe stata la prossima volta in cui avrebbero mangiato. Dimenticatevi 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. A volte non mangiavano proprio. Non era importante però, perché potevano sopravvivere per giorni senza mangiare grazie ai grassi accumulati nel corpo. Ve l'ho detto che erano in gamba. Ai cavernicoli piaceva bere. Non vino però. A loro piaceva l'acqua, importantissima per il nostro corpo. Che ci crediate o no, il nostro corpo è uguale a loro. Dopotutto, sono i nostri antenati. Il problema è che abbiamo degli stili di vita davvero diversi. Nelle nostre caverne abbiamo il riscaldamento per tenerci al caldo. Andiamo a caccia di cibo nella dispensa e nei supermercati. Se vogliamo spostarci velocemente, possiamo usare la macchina, l'autobus o il treno. Non dobbiamo camminare o correre per andare da qualche parte se non vogliamo! Oggi mangiamo molto, facciamo tanti spuntini e a volte non molta attività fisica. Siamo l'opposto dei nostri antenati. Che cosa abbiamo imparato? Dunque, il nostro corpo è uguale a loro, ma il nostro stile di vita è diverso. I cavernicoli mangiavano sano e facevano tanto esercizio fisico. Noi, invece, mangiamo male e non facciamo tanto esercizio. Sii sveglio, sii come Dart. Mission Kids Fit for Life.